Kids. Nella mattina di Millennium, come già annunciato, si parla di tenersi in forma. Parliamo di come ci si può tenere in forma nel modo migliore, in modo più moderno anche possibile, perché questa cosa di cui stiamo parlando è una cosa che avete sentito nominare un sacco di volte, ma finalmente cerchiamo di capire esattamente come funziona, grazie a Davide di CrossFit M1, la palestra che si trova tra l'altro in via Legnone 54, proprio poco qui di fianco a dove siamo noi di Millennium. Davide, buongiorno. Buongiorno. Allora, Davide Devadi, vediamo un pochettino di cominciare proprio dalla parola e da quello che è il concetto di CrossFit. Così cerchiamo di far capire ai nostri amici cosa vuol dire venire da voi e fare CrossFit. Beh, già la parola in sé contiene praticamente un suggerimento su quello che si va a fare. Cross è incrocio, fit è fitness. Il CrossFit è un incrocio praticamente di più discipline. Abbiamo la disciplina della ginnastica, la disciplina del sollevamento pesi e la disciplina del cardio endurance, che si mixano insieme per creare una fitness generale ed ampia. Quindi insomma, alla fin fine, invece che andare a fare soltanto, come fino a qualche anno fa si faceva, andavi in palestra a fare soltanto una cosa, facevi un tipo di esercizi, oppure per farli tutti dovevi andare a fare un percorso strano e magari neanche collegato. Invece qui proprio si parte già psicologicamente, mentalmente, si parte che sia davanti un percorso preciso che viene fatto da persona singola, insomma, ognuno avrà il suo percorso poi da fare, a seconda delle proprie capacità, immagino. Allora, innanzitutto la differenza più grossa che c'è tra una palestra di CrossFit e una palestra normale è che quando tu entri in una palestra di CrossFit sei subito assegnato ad un trainer che ti fa una piccola formazione, okay, per insegnarti gli esercizi di base, se no non saresti comunque in grado di praticarlo. Dopodiché, finita questa piccola formazione, viene introdotto nelle classi e le classi sono al massimo di 20 persone con sempre un istruttore che tutte le volte insegna la tecnica degli esercizi che vengono fatti e guida la classe attraverso lo svolgimento dei compiti che vengono assegnati. E tutti i giorni i compiti sono diversi e vari. Quindi già la situazione è diversa rispetto a una palestra normale, perché tu in una palestra normale vai con la tua schedina, ti fai quei 30 giorni di scheda, sempre noiosi, ti alleni, fai le tue robette, dopo un po' perdi anche la motivazione. Nel CrossFit questo non succede, perché sei spinto dal coach, sei spinto dalla situazione a cercare di imparare nuovi esercizi e a fare sempre un pochettino meglio di quello che hai fatto il giorno prima. Entriamo nei dettagli ancora del CrossFit, perché è molto molto interessante, lo faremo sempre fra pochissimo con Davide, che è stato accompagnato comunque, lo salutiamo, da Marco. Buongiorno a tutti. Tu sei uno degli istruttori tipo quelli che ho messo oggi sul video, tipo quelli di tipo sono militari. Allievo, sono allievo e aspiro a diventare come la persona che c'è sul sito. Caspita, complimenti. Quindi vedete, c'è anche un altro percorso che uno può affrontare nella vita. Uno dice, cosa voglio fare nella vita? Magari mi diventi anche istruttore di CrossFit. Ma Davide, tu prima mi raccontavi che abbiamo detto che questa è una cosa abbastanza nuova, moderna, quindi uscita in quest'ultimo decennio, diciamo così. Ma tu sei uno dei primi anche in Italia. Ma io non sono uno dei primi, sono proprio il primo. Il primo. Io e mio amico Maurizio Maddaloni siamo andati negli Stati Uniti nel 2008 e a Los Angeles abbiamo fatto questo corso di CrossFit. Già lavoravamo al Club Conti in zona Corso Como, però eravamo intrigati dagli allenamenti un po' che vedevamo oltreoceano. Quindi siamo andati dall'altra parte in America, abbiamo imparato questo corso, siamo tornati, abbiamo fatto i primi corsi di formazione qua in Italia per i primi istruttori. Poi io ho aperto nel 2010 CrossFit M1, Maurizio ha un'azienda che produce attrezzature per il CrossFit, per si chiama Atlex, esatto, e niente, da quel momento in poi non abbiamo mai più smesso, quindi siamo ancora qua a fare CrossFit, la palestra, ad aiutare gente a fare palestre di CrossFit e quindi incrementare questo tipo di attività. Spaventa chi viene lì per la prima volta e magari non ha fatto, tipo io che non ho mai fatto palestra, vengo da voi, mi spaventa questa cosa, oppure vi dico ma io non ce la farò mai a fare questa cosa, io non mi ci metto neanche, oppure poi alla fine convincete la persona che guarda che si può fare, lo puoi fare. Allora, il problema più grosso è che i media, YouTube, trasmettono comunque video. Spesso delle gare di CrossFit sono le cose più spettacolari, dove si vedono oggettivamente persone che sono allenate da anni, che fanno queste gare, quindi che sono fanno numeri, quindi. Però è come andare a vedere un nuotatore professionista che fa i 100 metri in un minuto velocissimo e pensare di poter essere al suo livello, oppure dire non riuscirò mai a fare quell'attività lì, quel livello. In realtà quando io ho iniziato i video che giravano sul CrossFit erano molto più belli, perché mostravano persone di tutte le età che facevano CrossFit, quindi da persone anziane a ragazzini,
E lo scopo del CrossFit è insegnare dei movimenti, quindi portare la persona a piano piano migliorare fisicamente, tecnicamente e dal punto di vista psicomotorio. Quindi il CrossFit è un'attività che può essere fatta da bambini, ovviamente magari da 8-9 anni in su, e da persone anziane. Non c'è controindicazione di iniziare. L'unica cosa, state attenti dove andate, perché spesso sono centri che dicono che fanno CrossFit, in realtà si spacciano per quello, ma la capacità tecnica di chi insegna e sfrutta solo, diciamo, il momento di questo nome, però sì, senza... non hanno le competenze per poter insegnare veramente. Quindi andate nei centri CrossFit, non andate nei centri dove utilizzano functional, roba del genere, che comunque si spacciano per CrossFit, non lo sono. Sì, a volte basta una parola bella americana che suona bene e dici: ah, caspita, io vado lì a fare rush dress, e poi non c'entra niente, no? A parte gli scherzi. Ma poi il CrossFit è una cosa che si può portare anche al di fuori del paese, nel senso che io sono in vacanza, sono per i cavoli miei ogni giorno, il giorno che non riesco a venire in palestra. Poi, ci sono delle cose, a parte quelle con gli attrezzi, che uno continua a vivere il CrossFit anche nel quotidiano, può farlo, può portarsi dietro qualche tipo di esercizio anche nel quotidiano. Allora, intanto il CrossFit ti insegna comunque ad allenarti ed è una metodologia di allenamento. Okay. Può essere praticata all'interno di un box CrossFit dove avete tutte le attrezzature possibili e immaginabili per fare questo tipo di attività, oppure portando dei piccoli attrezzi o sapendo come ci si allena attraverso una metodologia CrossFit è possibile comunque allenarsi anche all'aria aperta, utilizzando ovviamente metodologie diverse, magari pesi più leggeri, ma continuando a sfruttare quello che tu hai imparato facendo CrossFit. Sì. Diciamo che la cosa ideale sarebbe provare, e voi potete farlo se volete, perché c'è la possibilità, se non sbaglio, anche di fare una lezione di prova, chi vuole approcciarsi e venire da voi. Ricordiamo, CrossFit M1 si trovano in via Legnone 54 a Milano, c'è anche sul loro sito, trovate tutti i contatti per poter capire cosa fare e come farlo, crossfitm1.com. quindi uno può, vi telefona, prende appuntamento, viene lì e prova questa piccola lezione, quindi per capire appunto se può affrontare queste cose, ma è l'istruttore stesso che dice ok, va bene, partiamo, oppure c'è una specie di, come si può dire, una specie di cuscinetto tra venire la prima volta e poi iniziare realmente a fare CrossFit. Ma in realtà la prova serve proprio a far capire che è un'attività adatta a tutti, in modo tale che con l'istruttore uno si sente un pochettino più protetto, non si sente buttato in mezzo ad una mischia. L'istruttore fa capire alla persona che quello che deve fare non è altro che imparare delle cose, perché comunque nessuno nasce imparato, quindi bisogna venire, provare a fare questi tipi di attività e oggettivamente durante una prova dove si vedono un paio di esercizi fatti a circuito, magari seguiti dall'istruttore, non è che uno può già capire cosa andrà a fare, ma innanzitutto ha un effetto un pochettino calmante sulla persona, che magari avendo visto video di persone che fanno chissà cosa è lì titubante, cioè oddio, è un attimino preoccupato, chissà cosa mi fanno fare, chissà che pesi sollevo, chissà. Non è così. Ognuno fa quello che è in grado di fare. Allora vi rinvitiamo ancora una volta, intanto date un'occhiata al sito www.crossfitm1.com. Se sono in via Legnone 54 a Milano, Davide, saluto Marco, che prossimamente, quando faremo la prossima intervista, sarà lui a venire naturalmente a spiegarci tutto, perché diventerà istruttore. Quanto tempo ci vuole? Quanto dovresti metterci? Penso che ci voglia parecchi anni di esperienza. Ah, ok, allora aspetta. Non è semplicissimo, la prossima volta vedremo che livello è. Vedremo. Grazie Davide e buon lavoro, ovviamente. Buon CrossFit. Grazie.